Ciao Dolcinicorni, in questo video vi voglio dare qualche consiglio per quanto riguarda il metodo di studio. Io ovviamente sono stata a scuola e quindi vi posso dare qualche consiglio. Sono tutti dei consigli, sono tutte cose che io facevo sempre, sempre, sempre e ho avuto anche degli ottimi risultati. Quando andavo a scuola c'era la professoressa di storia che mi tartassava, ma veramente tartassava, di pagine da studiare. Allora io all'inizio entravo nel panico più totale, perché voi pensate 20, 25 pagine, 30 pagine, oh mio Dio, dico, oh, perché non li studia lei? Perché? Perché? Noi dovevamo studiare noi. E quindi entravo nel panico, ma calma, calma, calma. All'inizio veramente mi confondevo, non sapevo dove iniziare, non sapevo come iniziare, da dove iniziare a leggere, da dove iniziare a studiare, però poi mi sono seduta 5 minuti e ho detto: Corinne, stai calma e inizia ad avere un tuo metodo di studio. E penso che comunque questo metodo di studio che ho utilizzato io quando andavo a scuola, secondo me vi può essere molto molto utile, soprattutto perché è abbastanza facile e facilissimo. Allora, partiamo dall'inizio. Quando io avevo la lezione, ad esempio, di storia, in questo caso da studiare, semplicissimo, all'inizio iniziavo a leggere tutto, perché sì, all'inizio dovete leggere tutto. So che magari vengono pesanti 10, 15, 20 pagine di fila, ma sì, dovete leggere tutto. Potete, l'unica cosa che potete fare invece di leggerli tutti in una volta è dividerli in paragrafi, in modo tale che comunque vi viene molto molto più facile. Dopo che leggevo tutto, prendevo gli evidenziatori, perché ovviamente chi mi conosce sa che io adoro la roba cartapazzosa, quindi la cancelleria, e quindi anche quando andavo a scuola ero piena, piena, piena di evidenziatori. E gli evidenziatori mettono molta allegria, almeno a me, non so a voi. E quindi la cosa più importante è rileggere, quindi io rileggevo e poi andavo a sottolineare le cose più importanti, quindi i concetti più importanti con gli evidenziatori. A volte utilizzavo anche dei colori diversi, proprio per dare quel tocco di simpatia a quella cosa che stavo studiando e che tanto simpatica non era. Dopo che io sottolineavo tutto con gli evidenziatori, prendevo il quaderno. Nel quaderno andavo a riscrivere tutto quello che io avevo evidenziato, quindi è una sottospecie di riassunto. Quello che io evidenziavo era un riassunto vero e proprio della lezione, comunque di quello che c'era scritto nel libro, quindi andavo a riscrivere tutto. E dopo che avevo evidenziato tutto, rileggevo tutto quello che avevo evidenziato, in modo tale che comunque sì, avevo letto quello che c'era scritto nel libro tutto, come vi ho detto, leggere sempre tutto, però poi avevo un mio riassunto che comunque mi poteva ancora di più facilitare la comprensione di quello che c'era scritto. Una cosa molto importante che io facevo sempre, 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 lo facevo sia con la storia, ma con qualsiasi materia, ad esempio l'italiano, vi faccio un esempio. Dovevo studiare Giovanni Pascoli, cosa facevo? Facevo uno schema. Io adoravo fare gli schemi, perché gli schemi mi semplificavano la qualunque. Ad esempio, scrivevo in alto, non lo so, Giovanni Pascoli, poi mettevo le varie lineette, quindi Giovanni Pascoli, quando è nato, le opere più importanti, cosa ha fatto nella vita e poi il giorno della morte, perché di solito era sempre così e questa cosa mi aiutava tantissimo e secondo me aiuterà anche voi. Vale anche per quanto riguarda la storia o comunque tutte le materie, perché è una cosa molto importante, perché facendo uno schema voi avete i concetti fondamentali già nella testa e quindi io vi consiglio di farlo non solo quando avete un'interrogazione, ma di farlo sempre. So che è pesante, però secondo me vi può aiutare anche quando ad esempio i professori sono in classe che interrogano un altro vostro compagno, quel vostro compagno non sa quella cosa, di solito i professori si girano e dicono: qualcuno di voi lo sa? E ci siete voi che potete alzare la mano e potete dire quelle cose più importanti, perché comunque i concetti più importanti, grazie allo schema, grazie alle varie sottolineature con gli evidenziatori, il riassunto che vi siete fatto voi, secondo me avrete degli ottimi risultati. Ovviamente l'ultima cosa che vi voglio dire è di colorare tutto. Utilizzate colori, colori a manetta, evidenziatori colorati, perché secondo me, ripeto, i colori aiutano tantissimo, soprattutto nella memorizzazione di quello che voi state studiando. Erano pochi concetti e pochi consigli che volevo darvi, ma veramente, essendo che comunque siamo entrati nel vivo dell'anno scolastico, perché comunque siamo a gennaio e quindi poi ci saranno poi gli esami, che dovrò fare gli esami, eccetera, eccetera. Spero comunque di esservi stata utile. Fatemi sapere giù nei commenti chi di voi ancora va a scuola, quindi chi sta studiando, se avete sentito le ultime notizie per quanto riguardano gli esami che ci saranno nel 2018, fatemelo sapere giù nei commenti. E soprattutto se questo video vi è stato utile,
video, ne volete altri per quanto riguarda l'ambito della scuola, mettete un bel like. E niente, vi mando un grandissimo bacio, vi ricordo di seguirmi sempre su tutti i miei social per restare sempre aggiornati, e niente, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!